Buona Befana a tutti e iscrivetevi al canale Cavalieri per il nostro nuovo video, sempre in clima natalizio, con le nostre piccole elfe. Oggi qui con noi Chiara, Caretta e lei è il nostro ospite di oggi, e Aurora c'è sempre, anche Noemi. Ricominciamo di nuovo tutto da capo, vieni Auri. E oggi qui con noi abbiamo Chiara e Aurora insieme. Evviva! E lo sai Auri che cosa dobbiamo creare oggi? Tu lo sapevi Chiara? Sì. Eri già stata informata allora. Cominciamo. Noi siamo i Cavalieri. E allora, che cosa ci servirà per creare la calza della Befana? Allora, partiamo dalle basi. Anche... Le forme e dei fogliettini. Allora, cartoncino. Pennarelli, forbici. Sì. Servirà anche la colla caldo. La conoscete la colla caldo? Sì. E a che cosa serve? Che cos'è? Serve che una colla si attacca a ognuno e proprio appiccicato. Bene! Tu lo sapevi? Perfetto. Cosa fondamentale, le formine. Bravissima. La stella, l'albero, il pupazzo e il bastoncino di zucchero. Auri, che cosa serve anche il feltro? Direi che abbiamo... Iniziamo! Dobbiamo solo iniziare, pronte? Sì! E vai! Sì! Cominciamo! Cominciamo, dai! Cartoncino di Aurora, cartoncino per Chiara, una penna per uno, via! Scegliete la formina che volete, posizioniamo bene la formina, tu tienila ferma e io disegno i contorni. Fatto! Io già finito, guarda zio! Siete delle vere artiste, bravissima Chiara! Ehi, ciao a tutti! Sono Tony! Ciao! Tu chi sei? Yeah. E tu? Aurora. Ma siete due cugine? Sì. Che bello, Aurora. E quella bella signora chi è? Io sono mamma Claudia, Tommy, ma quanti complimenti, scusa. Scusate, cosa state facendo oggi? Stiamo creando la casa della Befana. Urra! Allora, non dimenticate di commentare la calza della Befana più bella fatta da Chiara e da Aurora. Ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family. Continuate, guardate questo bel video a tutti. Salutate! Abbiamo salutato Tommy, ed è venuto a trovarci così all'improvviso e finiamo a fare i nostri lavoretti. Abbiamo fatto una stella, delle palline di Natale, una bacchetta di zucchero. Queste sono le prime formine, anzi i primi cartamodelli fatti. Dobbiamo solo ritagliarli. Da qualche invenzione creata dalle bambine. Pallina di Natale, tienilo al centro, così. Te lo tengo io? Bravissima! Eccolo, gira ancora. Wow! Brave! Adesso ritagliate tutti i cartamodelli! Ok, fateci vedere quelli che avete fatto e ritagliato, fantastiche! Abbiamo creato l'alberello, palline di Natale, una specie di scopetta della Befana, un pupazzo di neve. Chi è che deve arrivare? Tommy? Ma siete sicuri? Tommy! Ma che bello! Ma che bello! Questa cosa è bellissima! Avete fatto delle formine bellissime! Dimmi qual è il più bello, Tommy! Allora, tu che cosa hai fatto, Chiara? La palina di Natale. Ma che bello! Tu, Aurora, cosa hai fatto? Bellissimo! Hai fatto anche lo zucchero! Wow! Scusate, vi coincidete il percorso! Scusate, perché c'è qua Sprizzi che mi morde i piedi. Non devi fare più, hai capito? Non devi fare più, Sprizzi. Allora, secondo me il più bello tra quello di Chiara e quello di Aurora è... Tutti e due! Abbracciamoci tutti! Abbracciamoci! Yeah! Ok, lasciatemi! Non ce la faccio più, non respiro! Ci vediamo più tardi! Scusate, ma io sentivo parlare poco fa, ma con chi parlavo?
Tommy! Ancora questo Tommy? Ma chi è Tommy? Sono Papà Salvo. Ti spiego una cosa importante. Che colore vuoi scegliere? Rosa! Per Aurora, un bel rosa. Chiara, che colore vuoi scegliere? Azzurro. Azzurro non c'è! Che colore vuoi scegliere? Arancione, rosso, fucsia, rosa acceso, giallo, verde. Quale vuoi? È una decisione la tua, eh? Oh oh, mi sa proprio che Chiara non vuole scegliere il suo colore. Ah, scegliene uno, il più bello, il colore tuo preferito qual è? L'azzurro. Azzurro! Per la magica, la grandissima, la mitica Chiara, un bel azzurro blu, yeah. Usando dei cartoni, dei regali di Chiara ed Aurora, abbiamo creato delle sagome, tra cui anche la sagoma della calza della Befana. Devi delineare tutto il contorno della calza. Vai, anche tu Auri, bravissime tutte e due. Chiara ha fatto una cosa bellissima e Aurora, la sagoma è precisa. Adesso sapete cosa dobbiamo fare? Un'altra sagoma per creare la nostra calza della Befana. Fatto, fatto, fatto. Brava, vediamo come hai fatto. Mamma mia, le prime due calze sono pronte. Cosa fa papi? Le ritaglia. Brave le mie assistenti. Dopo aver tagliato con le sagome, adesso sono pronte per essere sovrapposte e incollate con la colla a caldo. Questa è quella di Chiara, questa è quella di Aurora. Procediamo con le formine da ritagliare e attaccare sulle nostre calze delle Befane. Tu cosa hai scelto? La stellina? Fa vedere? Strepitosa. E colore? Viola. Stellina. Ritagliamo la stellina. E nel frattempo abbiamo Papà Salvo che ci fa vedere come si utilizza la colla a caldo per incollare le nostre calze. Sentite, non mi dite che ora che me ne sono andato di nuovo è venuto Tommy. E dov'è Tommy? Ah, non lo so, io non so neanche chi sia questo Tommy. Ma dov'è? È un cagnolino. Ah, è un cagnolino Tommy? Sì, ma dove è andato? Vabbè, io non lo so, tu mi stai prendendo un giro. Forse è andato a mangiare oppure a dormire. Se l'hanno rubato! Incolliamo. Ma quando arriva questo Tommy? Ah, io non lo so. Guardate com'è, guardate adesso com'è. Dobbiamo andarla a incollare subito, veloce, perché sennò diventa duro. Pronti? Via. Io voglio fare la colla a caldo. E ora voi prendete la pistola, mettete la colla e attaccate le vostre formine. Ritagliatele per bene. Vuoi sapere una cosa, mamma? Ho fatto la prima tanto. Ci potremmo mettere, sai che cosa, per far prendere la forma nel frattempo? Le caramelle. Un po' di carta. Mettiamo la colla all'altra calza. Pronti? Via! Lascia. Lascia. Col bicchiere. Guarda. Sovrapponiamo la parte incollata, stendiamola per bene e dopo, quando finiamo, guardate qui, stelline, il primo alberello. E questa è la pallina ritagliata di Chiara, bravissima. Continuiamo i nostri ritagli delle sagomine da applicare sulla calza della Befana. Ne abbiamo fatti già un sacco, bimbe. Blu, giallo. Sta arrivando Tommy. Sta arrivando Tommy. Dite voi chi è Tommy. Chiara, chi è Tommy? Avevo il cappello di Natale, Chiara me l'ha tolto. È sempre Chiara, sempre più ricchina. Scusate, mi fate vedere cortesemente quello che avete fatto? Queste cose. E che cos'è questo? L'albero e le stelle. Ciao, ho tutti i chiavi. Aurora? Sì. Perché guardi sempre giù? Guarda a me, guardami negli occhi. Io ti voglio bene. Voglio bene anche tu. Scusate, ma avete fatto le vostre calze? Tommy, perché c'è il cappello? Perché è stato Natale. Oh, che bella calza, chi l'ha fatta? Io. E di colore blu. E tu di che colore l'hai fatta? Brava. Ok, allora adesso lo sapete cosa dobbiamo fare? Oh, mi è caduto il cappello. Oh, grazie, allora, le lamenti? Ah, oh, lo dico. Non ti vedo! Va bene, ma Aurora, cortesemente mi dici una cosa? Cosa mettiamo nella tua calzetta? Le caramelle dovrebbe portarle la Befana, se no porta il carbone, lo sai, no? A me porterà le caramelle, me pesano un cane, bravo!
dire. Scusate! Scusate, adesso vi sentite? Adesso nelle vostre calzette mettiamo tante decorazioni, ok? Adesso dobbiamo mettere le formine nelle calze. Guardate che sono brave Chiara e Aurora. Sono bravissime. Metti la tua prima stellina. Schiaccia. Metti. Bravissima. La prima stellina di Chiara. Messa. Adesso toccherà ad Aurora. Cosa vuoi mettere, Aurora? La stellina. Metti la tua colla. Dove la vuoi mettere? Qui. Brava. Metti la stellina. Mamma mia. Fate vedere le vostre calze. Guardate che prendono forma. Bellissima. Grazie per le coccole che siete dolci. Finalmente, finalmente. Mi fate vedere cortesemente le vostre calze? Vediamo. Oh, che bella, brava. Oh, bellissimo. Bravo, Regina. Lo sai che io ti invito al mio compleanno? Grazie, Aurora. Anch'io. Grazie, Chiara, verrò volentieri. Ti amo. Ma come sono dolci queste bimbe, scusa, Tommy! Ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family! Iscrivetevi al canale Cavalieri Family e seguiteci su Instagram! Seguiteci dappertutto! Non dimenticate di commentare la calza della Befana più bella! Fatta da Chiara e da Aurora! Evviva! Adesso abbracciatevi! Abbracciatevi! Grazie! Dammi! Una sola, la più bella è una sola blu e rosa. Sì, yeah. No, una sola, non posso sceglierne una perché sono tutte e due belle. Ciao a tutti, auguri di Natale. Queste sono le calze che abbiamo fatto oggi tutte insieme, le nostre e quelle delle bimbe. Qual è la tua calza, Aurora? Ma è bellissima! Quella di Chiara qual è? Eccola qui! Questa è quella che ha fatto la mamma, questa è quella che ha fatto papà Salvo. E anche quella di Tommy! Tommy? Sì! Dov'è Tommy? Chiamatelo un po'. Tommy! Ma quello mi chiamo? Io sono qui, Chiara. Chiara, mi fai vedere la tua calza, per piacere? Ma è bellissima! È una calza stupenda, fa di colore. È C! È la palette! La palette è di colore C? Sì! Ma di colore verde! Colore verde! Ah. Ehi, tu, come ti chiami? Aurora! Dimentico sempre il tuo nome! Scusa, Aurora! Mi fai vedere la tua calza, per piacere? Wow, bellissima, tutta colorata, rosa! Quella che lettera è? La di Aurora, yeah! E tu, dolce mamma, hai fatto le calze? Sì, sì. Queste sono le calze mie e quelle di papà o di Noemi. Volete vedere la mia calza? Sì! Sicuro? Sì, sì. Sì. Allora mi tuffo. Guardate, guardate. Che bella! Yeah! Prendila, Chiara, così la facciamo vedere. Wow. Avete visto? La mia calza è proprio bella. Quella è Befana. Ma poi tu hai messo anche un po' di carta, hai messo tanti elementi qua. Sì. Salutare e dare un bacino. Buona Befana a tutti e iscrivetevi al canale